Abbiamo parlato della cucina, ma dell'incontro tra varie culture che hanno dato vita poi alla cucina italiana. Quindi abbiamo parlato della nostra cucina, ma anche parlando della cucina di altri paesi, perché la nostra cucina è un frutto di miscugli di cibi, ricette e tradizioni anche di altri paesi che poi si sono incontrati in Italia e hanno dato vita alla nostra cucina. Io inizialmente non ci avevo mai pensato, sapevo che il pomodoro veniva dalle Americhe, ma non avevo mai pensato che la nostra cucina comunque fosse contaminata così tanto dalle altre nazioni. Non ci avevo mai pensato. La pasta l'ho sempre pensata italiana, non avrei mai pensato che potesse essere araba. Il fatto di collezionare le ricette, quello che abbiamo fatto qua nel progetto, è stato molto bello, principalmente perché potevamo portare qualcuno. E per esempio io ho portato mia nonna, perché principalmente le ricette si possono leggere sul libro, ma la cucina, penso in tutti i paesi del mondo, si trasmette principalmente di generazione in generazione, perché anche come abbiamo visto oggi con il cuoco, il gusto vero di quel cibo, quello che vuole trasmettere è la bellezza propria di quel paese, bisogna proprio viverla per farla propria. Questo progetto mi ha aiutato principalmente a capire come le culture si possono mischiare, sfondersi, dando vita a nuove cose bellissime, e le culture quindi si devono mischiare, perché possono sempre dar vita a nuove esperienze e nuove cose che possono essere veramente veramente belle.